Buongiorno a tutti. Nel corso di questa 22esima edizione del congresso, nel 2020, del congresso di medicina estetica che si è tenuto qua a Milano, abbiamo voluto per la seconda volta presentare una sessione dedicata alla medicina estetica restitutiva. Cos'è questa medicina estetica restitutiva? È una branca, diciamo, ultra specialistica all'interno della medicina estetica, finalizzata alla cura e alla gestione di quei pazienti che hanno subito un insulto estetico o un esito di un intervento chirurgico o di un trauma che lascia un segno sul viso o sul corpo, segno che, in molti casi e in molti pazienti determina un peggioramento della qualità della vita, avendo questo, un'importanza sul vissuto sociale, affettivo e lavorativo. Il senso di questa medicina estetica è di trattare cicatrici e segni che risiedono fisicamente sul corpo, ma che hanno radici che vanno nel profondo fino ad arrivare all'animo e quindi allo stato mentale e psicologico del paziente. Riteniamo quindi che dall'idea iniziale di medicina estetica, di quando appunto questa branca è nata, nel secolo scorso, mai come oggi, questo concetto iniziale di cura del corpo finalizzata a un miglioramento dello stato mentale e della psiche sia assolutamente attuale. Questo perché? Perché la tipologia dei pazienti sta cambiando, sempre più pazienti, a seguito di appunto interventi chirurgici, di malattie o di terapie farmacologiche aggressive, come nel caso dei pazienti oncologici o in altri casi, sentono il peso, di quegli esiti estetici che queste terapie salvavita lasciano sul lungo termine nelle persone. E siamo convinti che mai come oggi ci sia tutta una popolazione di questi pazienti presente, nella nostra realtà che ancora non sa che è possibile, attraverso appunto la medicina estetica e i mezzi che ci sono oggi a disposizione, incrementare non solo il livello dello stato organico, ma anche il livello dello stato di salute e dello stato emotivo. La medicina estetica è una branca medica con una visione olistica, cioè completa e che prende spunti e principi scientifici anche da altre branche mediche e li applica nel nostro contesto, cioè un contesto di cura della cute e del sottocute, cioè di cura di quella componente del nostro corpo che si relaziona con gli altri. Anche quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo deciso di organizzare una sessione chiamando specialisti di diversi settori, da specialisti oncologi a psicoterapeuti, a chirurghi e medici estetici, in modo proprio da completare e da rendere omaggio a questa visione multidisciplinare della nostra branca medica, al fine appunto di poter, attraverso le esperienze di ogni professionista, avere una visuale e una direttiva comune.